ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, oggi finalmente parliamo di canarini, vi faccio vedere un po' quello che sta accadendo nel mio allevamento. Sta funzionando molto bene, diciamo così, nonostante le temperature continuano, siamo ad aprile e continuano ancora ad esserci dei giorni abbastanza freddi, però tutto sommato non ci possiamo lamentare, quindi ho preparato già tutto quanto. Ora qui metto la telecamera e vi mostrerò vari nidi, così vediamo insomma la situazione come sta andando. Già ho cominciato ad annellare e mi sto stancando ad annellare, insomma sto annellando un bel po' di canarini, sono felicissimo naturalmente, e naturalmente spero che tutto quello che accade a me accade anche a voi, questo è il mio obiettivo, perché insomma se abbiamo dato vita ad una serie di attività è perché noi come gruppo vogliamo, parte da me, ma voglio dire ci sono molte persone che mi circondano che vogliono come me la vostra riuscita, il veder far riprodurre anche i vostri canarini, così diventiamo sempre più numerosi e diventiamo sempre più positivi, diciamo così. Venite con me, vi faccio vedere. Ecco qua, questi sono 4 polli. Ci sono delle di varie grandezze. Questi sono 4 polli, figli di Gialli. Ecco qua, questi sono un giallo e un lutino avorio. Bellissimi. Qui abbiamo una famigliola di bianchi. Sono iperattivi loro. Ma non c'è mamma. Mamma non c'è. Mamma non c'è. Altri pulletti appena nati di bianco. Sicuramente oggi si schiuderanno queste altre 3 uova. Questi sono 3 polli di giallo. Come potete notare sulla testa di questo qui in basso, eccolo qua, forse così si vede meglio, c'è una macchia melanica nera. Quindi ragazzi non dovete preoccuparvi, nonostante la selezione di anni, il fatto di avere canarini con le pezzature succede sempre, quindi tranquilli, è una cosa che succede sempre, che è naturale, ok? Mi raccomando, non di qualvolta trovate una mangiatoia che è sporca in questo modo qua, sostituitela, non rimettetela di nuovo col mangime, quindi ci sono quelle nuove, quelle pulite, possiamo tranquillamente sostituire. Ragazzi, un passaggio importante, spesso si parla di contaminazione, quindi semi contaminati, è vero, spesso succede che magari il deposito di quel determinato negoziante era umido e quindi ha creato problemi ai semi. Una cosa che però consiglio sempre un po' a tutti quanti, quando in questo caso ho acquistato il sacco da 25 kg, io lo divido sempre in tanti contenitori, lo stesso vale se avete pochi canarini, prendete tanti contenitori da 1 kg, quindi la sacca da 5 kg, e la dividete in contenitori ermetici, tipo questi, naturalmente più piccoli, e il mangime sicuramente viene conservato nel migliore dei modi, perché a volte non ci accorgiamo, ma siamo noi che abbiamo fatto magari deteriorare i semi. Quindi facciamo molta attenzione che ci vuole veramente poco per poter far stare bene i nostri piccoli. Io praticamente faccio questo passaggio qui. Vi posso garantire che si può conservare per settimane e settimane intere, naturalmente con il coperchio ermetico, veramente può conservarsi
tanto tempo. Ok, mi raccomando, Questi sono altri tre pulli, dovrebbero essere due gialli e un avorio. Come vedete hanno il gozzo pieno, quindi stanno tranquilli per questo, hanno mangiato. Naturalmente questi sono da annellare quanto prima. Allora, come vedete, anche in questa nidiata abbiamo un piccolo, questo qui dovrebbe avere una piccola macchietta melanica. Quindi, ripeto, il fatto delle macchiette è una cosa naturale, non vi dovete né scoraggiare né preoccupare, succede ogni anno puntualmente una piccola percentuale di piccoli, nonostante vengono sempre come dire scartati, ma la macchietta viene trasmessa puntualmente. Allora, come vedete, in questo caso c'è un fratellino che è nato il giorno dopo e che purtroppo non lo vedo benissimo, spero si riprenda quanto prima, però rispetto ai fratellini lui mangia sicuramente sempre molto meno. Eccolo là, è in basso, spero si riprenda. Qui abbiamo tre fratellini lutino che ho appena annellato e anche il quarto fratellino, che è un portatore di occhio rosso, ha la macchietta melanica sulla testa. La macchietta sicuramente non viene via, quindi non c'è da impazzire, però sono belli veramente, stanno bene soprattutto. Qui abbiamo un nido di adozioni, praticamente la femmina Bruno sta crescendo anche un pullo di giallo, eccolo là. Quindi sono tre Bruno Onice e un giallo. Ragazzi, volevo fare una piccola precisazione. Allora, ci sono state durante il cambio dell'ora solare e l'ora legale, molte persone che hanno avuto delle problematiche diciamo nei piccoli allevamenti. Io semplicemente quello che faccio è lascio l'ora, la vecchia ora, diciamo così, non cambio nulla. Anche perché ci sono stati vari problemi, a me è dispiaciuto questo, nel senso che canarini che si sono svegliati un'ora dopo il giorno diciamo, dell'ora legale, e questa cosa è stata abbastanza pesante per alcuni sono andati completamente in muta. Insomma, vediamo di non commettere questi errori. Alla fine, se la centralina ha un orario diverso, non è un problema. L'importante è non modificare all'improvviso quelle che sono le abitudini del canarino. Ecco, questo era doveroso metterlo in evidenza. Questi purtroppo ho dovuto toglierli dai genitori per mostrarveli. Questi sono dei Bruno Onice. Bellissimi. Dovrebbero essere dei giallo mosaico, molto belli. Naturalmente poi vedremo le evoluzioni di come saranno più in là. Questi sono degli avorio già un po' cresciutelli. Questi sono cinque fratellini. Cinque fratellini di tre giorni. Stanno bene. Questa è una nidiata di bianchi. Naturalmente volevo far notare come, ragazzi, anche a me ci sono nidiate da due o da uno. Quindi non vi dovete scoraggiare. È chiaro che noi mostriamo sempre le nidiate di 4 e di 5, però vi garantisco che anch'io ho quelle da 1 e da 2, quindi come questo in questo caso. Thank you.
Spero che anche questa domenica vi ho fatto un po' di compagnia, vi ho mostrato un po' la situazione com'è in questo momento. Sta funzionando tutto a dovere. Questo che vedete è sole naturale ed è importantissimo per i nostri piccoli. Io vi lascio naturalmente a tutti coloro che hanno voglia di mandarmi un video per poterlo mettere nei video infrasettimanali, un video fatto di 2-3 minuti dove raccontate chi siete e parlate insomma della vostra esperienza con i canarini, che è fondamentale. Noi dobbiamo diventare una tribù numerosa, dobbiamo diventare tantissimi e mostrare al mondo intero quello che sono i canarini e quello che fanno i canarini per noi, a noi e soprattutto la compagnia e tanta altra roba. Noi ci preoccupiamo di loro, ma anche loro in qualche modo ci gratificano. È importantissimo questo. Per me, io puntualmente ogni mattina alle 5 e mezza sono qua in allevamento e vi garantisco che è qualcosa di fantastico. È un impegno sicuramente, ma ad oggi, dopo tantissimi anni, non mi piace assolutamente. Quindi vi lascio e buona domenica a tutti e ci vediamo sicuramente molto presto. Ciao! Love it.